Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Un pozzo. La necessità di Gesù di trovare ristoro dopo un lungo cammino. Quante volte abbiamo bevuto anche noi l'acqua? Quotidianamente lo facciamo, e più volte al giorno. Eppure pensate un po', più si ha sete, magari perché si è corso per diversi chilometri, e più sembra che l'acqua diventi buona. Ma l'acqua non cambia, è la nostra percezione di essa che muta, perché le cose si apprezzano di più nel momento del bisogno. Una maggiore coscienza dei nostri bisogni più profondi, dunque, riesce a dare il giusto valore a tutte le cose. Ci avete mai pensato? E qui si inserisce il dialogo della Samaritana, che termina paradossalmente con la supplica espressa questa volta dalla stessa donna di poter ricevere da quell'uomo assetato l'unica acqua che appaghi in profondità. Anche in noi c'è una sete particolare, un desiderio che non può essere calmierato da nessuna fonte di acqua, neppure da quelle che zampillano ad alta quota. Badiamo bene, l'acqua che offre Gesù zampilla in eterno, come a dire che il Signore non vuole darci da bere qualcosa che spenga il nostro desiderio, anzi. La donna chiede solo di non dover tornare al pozzo, cioè che le sia risparmiata la fatica. E così Gesù può accompagnarla verso un'altra consapevolezza. L'uomo è strutturalmente bisognoso, il desiderio, la sete è costitutiva dell'essere umano e sarà così perfino nell'eternità. La fatica non è obiezione al nostro desiderio di essere soddisfatti. Il punto è che nella ricerca spasmodica di trovare una fonte per abbeverarsi, l'uomo si accontenta spesso di rubinetti arrugginiti e di acque malsane. In questo momento, nel quale non ci è permesso di stare di fronte alla presenza di Gesù e Eucaristia, potrebbe nascere anche in noi la tentazione di pensare che quella fonte che Gesù ci ha donato sia a secco, e che in fondo sia giusto il lamento che sta nascendo in tanti: «Signore, dunque basta un virus per separarci da te?» E così torniamo al tema del pozzo. Se abbiamo ricevuto l'acqua di Gesù, che in verità ci è costantemente in abbondanza donata attraverso i sacramenti e l'Eucaristia, dovremmo aver imparato che il pozzo che disseta la nostra sete, il nostro bisogno profondo, il nostro desiderio di felicità, non è lontano o fuori da noi, come era quello di Giacobbe. Gesù l'ha scavato direttamente dentro di noi, è il nostro cuore, così che ormai non è più discriminante adorarlo su uno o sull'altro monte, in una o nell'altra chiesa, poiché ovunque ci troviamo, fosse anche in un letto d'ospedale o in una casa in quarantena, ci è possibile sperimentare la sua vicinanza, vivendo in spirito e verità, così da dissetare il nostro bisogno.